Amici sportivi appassionati di futsal, buongiorno e benvenuti al Palapark di Latina. Sta per avere inizio l'ultimo quarto di finale della Coppa di Lega Amatoriale tra Terracina e Pontinia. Le due squadre stanno adesso per entrare in campo, dunque primo possesso in favore del Pontinia che attacca dalla destra alla sinistra delle telecamere. Partiti, semaforo verde dunque, primo possesso in favore della formazione giallo-blu e dunque primo angolo della partita in favore del Terracina. Pallone che viene messo dentro, ma il gol viene comunque annullato, anzi no, è arrivata la marcatura del vantaggio da parte del Terracina. Abbiamo visto tutti i giocatori fermi, alla fine comunque c'è stato il guizzo vincente da parte del numero 21 Golfieri. È avanti dunque il Terracina 1-0, ma si è fatta trovare totalmente impreparata la retroguardia del Pontinia, che dunque è costretta ad incassare subito all'alba della gara la prima marcatura. Adesso il pallone viene giocato dal numero 4 Giacomini, totalmente sbagliata l'apertura e dunque si riparte con la rimessa in favore del Terracina. Bel gioco di gambe pericoloso da parte di Golfieri, poi Rizzo che porta a spasso il pallone in una zona di campo un po' pericolosa, l'anticipo secco da parte di un calciatore del Pontinia, nulla di fatto, si riparte Rizzo sulla verticale, pallone in profondità, è uscito bene questa volta Pirani che ha evitato il peggio, un'azione sicuramente potenzialmente pericolosa. Adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallo-blu, è pronto dunque alla battuta Fiorini, si allontana dal pallone Giacomini, dunque sarà proprio Fiorini a calciare un solo uomo in barriera piazzato da Minutilli. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, parte il numero 5 e il pallone che termina sul fondo per effetto di una deviazione è andata molto vicina al pari. Comunque il Pontinia piazza un solo uomo in barriera, il Pontinia non ci sembra piazzata benissimo la barriera del Pontinia, infatti il pallone scavalca tutti e finisce in fondo al sacco, il 2-0 da parte di Ruggeri, ma la difesa, il muro difensivo costituito da Pirani non è stato esente da colpe. 2-0, il Terracina dunque adesso ha un vantaggio sicuramente importante da gestire. Numero 8 del Pontinia, Fiorini, calcia con la punta e poi recupera nuovamente la sfera, Beltrame tutto solo riesce a mettere in rete il pallone del 2-1 e a riaprire dunque i giochi. Questa volta l'uscita da parte del Terracina non è stata fruttifera, ma c'è stato un errore di disimpegno che è costato carissimo. Tutto può dunque succedere. Adesso c'è questa bella giocata in palo colpito dal calciatore del Terracina con la maglia numero 17 Ruggeri, si riparte con questa rimessa laterale sull'auto di destra, il pallone viene imbucato dentro, la parata da parte del portiere e poi il destro un po' masticato da parte di Ruggeri, che però beneficia di una rimessa laterale perché evidentemente c'è stata una deviazione. Sta decisamente cingendo d'assedio la difesa avversaria qui il Terracina, che insiste e poi c'è il gol da parte di Ruggeri, che è riuscito in seconda battuta a battere per la terza volta il portiere Pirani, dunque 3-1 con questo spunto del numero 17 Ruggeri. Tiro che non crea problemi a Minutilli, che ha già ceduto il pallone in avanti, e poi c'è una grande chance da parte di Trani con la splendida parata di Pirani. Qui il Terracina poteva calare il poker, Pontinia che subisce il pressing frenetico da parte del Terracina, se la cava questa volta la formazione del Pontinia che trova dunque la rete del 3-2, marcatura che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha accorciato dunque le distanze il numero 19 Malvetta, coperta solo da maglie giallo-blu con Alonsi, e poi la conclusione di destro da parte di Fiorini con Minutilli che è stato attento e reattivo a respingere la conclusione del giocatore avversario, e poi ancora il destro da parte di Alonsi che si sta accendendo in questo finale. Due occasioni per il Pontinia nel finale del primo tempo, ancora il Pontinia 2-1 potenziale, qui Fiorini può dare il pallone al centro, invece cerca la conclusione, poi alla fine il pallone termina sul fondo. Valenti
smista il pallone sulla destra, conclusione in porta, respinta da parte di Pirani e poi il pallone è terminato sul fondo, dunque occasione per il Terracina in apertura di secondo tempo. Non lo fa perché perde banalmente il pallone tutto solo. Adesso prova la conclusione il numero 17 Ruggeri ed è strepitoso Pirani a negargli il gol. Fischia in questo momento finalmente il direttore di gara di questa partita. Conclusione in porta e respinta ancora da parte di Pirani. Cross al centro. Tutto solo adesso il giocatore del Terracina che va alla conclusione a colpo sicuro. Ancora un intervento davvero grandioso da parte del portiere Pirani. Ancora Giacomini. Lancio in profondità ed è una conclusione in porta, deve superarsi qui Minutilli, al momento è abbastanza esigua sotto questo punto di vista. Ancora una bella parata da parte di Pirani, insiste però il Terracina con questo destro da parte di Frattarelli, deviato sul fondo da Fiorini, altra grande chance per il Terracina. Adesso Giacomini ha lanciato il pallone in profondità, altro destro che è stato esploso dal giocatore gialloblu e c'è stata ancora una prodigiosa parata di Minutilli, decisivo, determinante, ha salvato il risultato. Qui non è finita, altra conclusione che termina sul palo, sta adesso pressando in maniera costante e decisiva con numero 11, è andato molto vicino al gol la squadra del Pontinia e la perde immediatamente per la pressione da parte di Fiorini. Scarica sulla destra per Malvetta che ci prova, ancora mani sul volto da parte di Malvetta che sfiora il pari per il compagno che era posizionato sulla destra tutto solo senza nessun difensore. Ancora però insiste la formazione terracinese, 1-2 che si chiude, arriva il poker da parte di Enrico Valenti che aveva più volte sfiorato il gol e l'ha trovato proprio a 4 minuti dal termine e pone dunque 2 gol di differenza adesso contro il Pontinia. Ancora Pirani che non perde tempo, il disimpegno da parte di Fiorini e poi il sinistro, il gol da parte del calciatore con la maglia numero 8, si tratta di Beltrame che dunque segna la rete del 4-3 e allora ci sono ancora speranze per il Pontinia. E dunque ancora la formazione del Pontinia che adesso prova l'ultimissimo assalto, vediamo se succederà qualcosa di rilevante. Prova adesso Pirani con questa scorribanda, è l'ultima azione dunque della gara, può festeggiare il Terracina che vince 4-3 e va in semifinale.